Amiche e amici di Grottaglie in Rete, incontriamo nel suo studio il sindaco di Grottaglie, Raffaele Bagnardi, e a lui chiediamo un parere da politico più che da sindaco. Nella scadenza del suo secondo mandato e per motivi di legge non si potrà ricandidare, quindi è ufficialmente fuori dai giochi delle prossime elezioni. Gode però sicuramente di un osservatorio privilegiato. Signor sindaco, lei quest'estate, in occasione di un convegno della Festa Democratica, espresse chiaramente il suo punto di vista, dicendo che nella scelta delle prossime elezioni, più che di parlare di nomi, occorreva parlare di programmi e di possibili schieramenti. Allo Stato sembra che il centro-sinistra, e specificatamente il PD, si sia orientato piuttosto su una scelta di nomi invece che di programmi. Lei come giudica questo modo di procedere? Mi hai fatto una domanda nella quale è inserita anche la risposta. Io non posso che rammaricarmi di quello che sostanzialmente sta accadendo. È vero, in quell'occasione io diedi un consiglio. Il consiglio di recuperare la dirittura dei contenuti. La dirittura dei contenuti vuol dire che un partito politico o una coalizione o un sistema di partiti devono ragionare per schema politico, per programma elettorale e per analisi, no? In questo caso della storia amministrativa, perché non dimentichiamo che il centro-sinistra di Grottaglie eredita una storia di 10 anni di giunta Bagnardi più 8 anni di giunta Vinci precedenti, quindi eredita un governo del centro-sinistra che comunque è inevitabilmente ricco di contenuti, di scelte, di soluzioni e di modelli di sviluppo che sono stati implementati in questi ultimi anni. Ora, da quello che io so, ho l'impressione che qui si stia giocando ancora e solo sui nomi, no? Che si propongono da varie parti politiche, nomi e concorrenti a questi nomi. No? Si profilano delle concorrenze interne come delle concorrenze di coalizione. Tutto questo corre il rischio di non avere senso, perché trovandoci, ecco, di fronte appunto a quella crisi di contenuti che dicevo prima, trovandoci di fronte a una mancata proposta di schema politico, una mancata proposta di programma elettorale, una mancata proposta di analisi sullo svolgimento di due mandati di amministrazione, ha poco senso poi dire se vale o non vale quel nome che viene preso isolatamente, o se vale o non vale andare verso le primarie, perché sono soluzioni che non avrebbero giustificazione o anche addirittura spiegazione, no? Quello che io auspico è che praticamente sia il partito di maggioranza relativa, il PD, sia gli altri partiti, ecco, riconquistino queste posizioni con estrema rapidità. Cioè, pongano sul tavolo della coalizione uno schema politico che può essere anche adattato, discusso, ridiscusso, no? Che pongano sul tavolo un programma elettorale, che analizzino l'esperienza già fatta, no? e che non perdano ulteriore tempo soltanto nel buttare in campo nomi che potrebbero anche non aver senso, potrebbero essere interpretati soltanto come legati a certi gruppi di affinità elettiva e null'altro. È venuto formalmente fuori il nome dell'avvocato Alabrese. Il nome dell'avvocato Alabrese io posso interpretarlo in uno schema politico, in un programma elettorale, in una continuità e cambiamento amministrativo, conoscendone la storia personale, no? Questo dovrebbe essere avvalorato poi da una dichiarazione effettiva del partito che l'ha proposto, ma anche della coalizione che attorno a questo nome potrebbe crearsi ed entrare in competizione nella prossimissima campagna elettorale.
Ecco, siamo sotto Natale, dovremmo essere tutti più buoni, però facciamo un piccolo strappo alla regola. Qualcuno dice che a pensare male si fa peccato, ma spesso lo si indovina e si condanna a volte in Italia la cultura dell'emergenza. Arrivare all'ultimo momento e poi scegliere dei provvedimenti così, quello che capita con tutta la serie di difetti che possono esserci nella scelta. Secondo lei ci può essere questa idea alla base di qualche grande vecchio alle spalle, cioè si sta perdendo tempo per poi imporre in qualche modo una scelta che potrà essere gradita o non gradita, ma che bisognerà mandare giù? Ma qui io ho una convinzione mia personale, anche qua io mi richiamo all'esperienza vissuta. Se la domanda, come capisco, è volta a dire esiste un leader, esiste una persona che può a un certo punto rimettere insieme tutte le componenti. Io dico che non lo so, ma dico pure un'altra cosa, che se questo leader esiste, ha il dovere, o avrebbe avuto il dovere di presentarsi fin dall'inizio, perché un leader che si pone a valle di un percorso che fa morti e feriti è un leader che eredita poi i cocci di una politica, i cocci dei partiti, che eredita dei conflitti, che eredita dei rancori. Ora, se questo leader politico esiste, c'è a grottaglie, forse avrebbe già dovuto manifestarsi, avrebbe già dovuto avere la sua epifania, visto che siamo in tema e in tempo, no? Ma se qualora per un motivo qualsiasi stesse tardando a manifestarsi, beh, io prego le componenti dei partiti e la persona stessa a togliere ogni indugio, perché il personaggio carismatico, deve emergere ed emergere nelle sue positività, deve emergere e portare avanti un sistema forte, carico appunto di contenuti, carico di politica. Io credo che dire che poi arriva il salvatore della patria o il 118 della società civile, no? Non regga. A suo tempo fu fatta una scelta nella società civile, ma io ricordo nel mio primo mandato che già nel mese di settembre dell'anno precedente alle elezioni, io avevo già posto la mia candidatura e che mi presentai al primo tavolo della coalizione non con nome e cognome ma col programma elettorale, che mi presentai con uno schema politico allargato e tutto questo fu poi assolutamente accettato e confermato, nel senso che non avrei mai avuto non ha voluto correre il rischio di essere considerato colui che arriva dopo aver creato una miriade di conflitti. I conflitti allora non nacquero, non si diede posto e non si fece spazio a nessun tipo di indugio. La mia figura poteva essere anche benissimo rifiutata, ma ci saremmo tolti il pensiero nell'arco di pochissimo tempo e avremmo potuto esplorare altrove. Le soluzioni dell'ultimo momento lasciano tutti con la bocca amara. Ecco, in conclusione una domanda secca, ancora forse un po' maligna. Secondo lei il PD, il centro-sinistra, ha paura di vincere queste elezioni? Beh, il PD, o comunque il centro-sinistra grottaglie, ha una storia ormai quasi ventennale, 18 anni, no? Che il fatto che il centro-sinistra, il PD, nelle sue varie poi denominazioni, sia stato il grosso partito di maggioranza relativa che abbia tenuto il potere per tanti anni, che questo possa determinare una sorta di o paura di vincere o sottovalutazione dell'avversario, e questo è vero, questo è vero, questi rischi si possono correre, si può correre il rischio di ecco, sentire quasi in animo una
un voler sospendere, no, l'attività di governo per arrivare a una purificazione interna, no? E questo può essere uno degli elementi. Si può correre il rischio di essere talmente arroganti da dire che andiamo avanti, comunque vinciamo, no? Sottovalutando sempre o mettendo a margine sempre un aspetto critico fondamentale che è il parere degli elettori, no? E gli elettori credo che a poco a poco stiano conquistando questa consapevolezza di essere determinanti. Io credo che comunque in una politica sana queste paure, queste ansie o queste prigioni mentali non ci debbano essere, no? Ogni volta che ci si pone di fronte all'elettorato è come se fosse la prima volta. Bisogna comunque pensare con etica, con onestà politica, bisogna pensare con dovere politico e con dovere istituzionale, e bisogna comunque non risparmiarsi nelle campagne elettorali senza mai sottovalutare né l'elettorato né nell'avversario. Tutte le volte c'è da porsi una domanda di quanto prendere dal passato e quanto pretendere dal futuro. Dal passato bisogna senz'altro prendere il meglio e quindi garantire una certa continuità, come anche dal futuro bisogna pretendere il meglio per garantire il cambiamento. Quindi deve esistere un atteggiamento doveroso, etico, onesto, e che deve far sì da portare in campo i partiti, i candidati o le singole persone impegnate nelle campagne elettorali ogni volta come se fosse la prima volta, con immutata passione e con grande senso del dovere.